Buon pomeriggio al TG1. L'Italia se desta, siamo pronti alla vita. Sì. Assaggiarne le qualità, assaggiarne certo i prodotti tipici. Penso all'Inter, la Fiorentina. Milan. Il Milan. Milan. Fiorentina. Juventus. Il Milan. La Fiorentina. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Grazie. Buonasera. Buonasera. Benvenuti. Domenica sportiva numero 3092. Wow. In questo numero c'è tutto. C'è la tradizione, c'è la storia. Una storia che parte da lontano, parte da Enzo Cortina, arriva fino a qui in uno studio scintillante. La mia compagna di viaggio, atleta, sì, lo sapete, di velocissima. Ballerina, molto, molto di più. Giusy Versace. Un, due, tre. Dai! Cade il tabù della taglia 46. Per inaugurare Milano Collezioni Donna è la sfilata per taglie comode di Elena Miró, una ragazza in carne, canonica, e la femminilità mediterranea. Come Aya, nuova star tra le top model morbide, alta 1,78 m per 68 kg. Una collezione nella quale le forme diventano strumento di seduzione e eleganza. Il grande ritorno del micro tailleur con gonne o abiti, intriganti giochi di pizzo per vedere e svelare il corpo. I tessuti rigorosi e austeri in elegante equilibrio tra Marte e Venere, tra forza e dolcezza. Presidente, la situazione di Pomigliano si sbloccherà? Vediamo. Ma ci sono dei segnali dalla FIOM, arrivano risposte? Ovviamente, no, le posizioni sono state prese, sono piuttosto chiare. Mi dispiace che ci sia tutta questa polemica su un accordo che deve essere fondamentalmente estremamente semplice. Questa Italia ultimamente la sta facendo penare. Fa parte del pacchetto, viene con la cittadinanza, mi sa. Diciamo che i lavoratori degli Stati Uniti e i lavoratori italiani le hanno riservato un trattamento un po' diverso e lei questo l'ha un po' fatto notare. Ma guardi, non è perché gli americani siano fondamentalmente più, apprezzino più di quello che faccio io che gli italiani. Il problema è che stiamo cercando di portare avanti un progetto industriale italiano che non ha equivalente nella storia dell'Europa, no? Io non conosco nemmeno un'azienda in Europa che è stata disposta, capace, ha avuto il coraggio di portare la produzione da un paese dell'est di nuovo in Italia. Sì. Mai. E non voglio, sono nato in questo paese, quindi lo apprezzo, voglio bene all'Italia e continuo a volergli bene. Infatti, se la FIA non avesse voluto bene a questo paese, non avrebbe mai fatto la mossa simile.